accogliamo il nostro primo ospite di questo giovedì, di questa nuova puntata. Sono davvero felice di incontrarlo. È con noi Enzo Gianmaria Napolillo. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Grazie a te per aver accettato, per essere qua con noi. Come stai intanto? Ma bene, dai, bene, abbastanza bene. Adesso c'è il sole, sembra primavera, quindi esatto, speriamo. Esatto. È bella questa cosa, no? Che già si comincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, chissà. Poi noi qui che siamo al nord, che è sempre freddo. Esatto, quindi vedere il sole è davvero una giornata, ecco, fuori dal comune. Esatto, una bella sensazione. Allora, ti ringrazio nuovamente per essere qua con noi. Mi piacerebbe, lo facciamo con tutti gli ospiti ogni settimana, fare un percorso nella tua vita, no? Alla scoperta prima di te come persona e poi come scrittore. Arriveremo anche a parlare del tuo ultimo libro, Carlo è uscito da solo. Permettimi di fare un gioco. Vorrei utilizzare alcuni titoli dei capitoli di questo libro per cercare di conoscerti meglio. Quindi facciamo questo gioco, va bene? Allora, partiamo da un titolo: La facilità di spiccare il volo. Allora, vorrei sapere intanto se per te è stato così e soprattutto che bambino sei stato e quando sei riuscito a spiccare il volo. Ma diciamo che la facilità di spiccare il volo nel senso del romanzo è data in un senso negativo. E diciamo che comunque il spiccare il volo nel senso invece della mia vita di scrittore è stato un percorso molto lungo, percorso che spiego molto spesso poi ai ragazzi che incontro nelle scuole quando si parla di questo aspetto, perché lo spiccare il volo poi è anche il inseguire un sogno, il raccontare delle storie. Per me era quello che rappresentava un sogno. Quando ero un bambino, sono stato fortunato, ho avuto un'infanzia molto spensierata, i miei genitori erano dei grandi lettori, avevano sempre questo rito della buonanotte prima di addormentarsi, questo quarto d'ora in cui leggevano, e quando io ancora non sapevo cosa fosse la lettura, cosa comportasse, ero comunque molto incuriosito, così è stato automatico per me quando ho imparato a leggere, cercare in tutti questi libri che trovavo per casa cosa ci fosse di così magico. Quindi secondo me il momento in cui io ho iniziato a spiccare il volo è stato quando ho iniziato a leggere, perché anche ho capito che anche stando fermo potevo andare lontano, conoscere persone, conoscere il mondo e tutto quello che mi stava attorno, e soprattutto conoscere meglio me stesso. È bello notare, no, che poi la lettura ha fatto sempre parte della tua vita, no? Anche quando magari, appunto, come ci dicevi tu, da bambino erano proprio i tuoi genitori a condividere questa loro passione con te, e poi ha quindi segnato davvero la tua vita. Altro capitolo: Contro tutto e contro tutti. Questa sfumatura appartiene al tuo carattere, cioè sei uno che sfida il mondo, sfida gli altri, oppure preferisci rimanere nel tuo angolo di serenità? No, diciamo che i miei amici dicono che io sono uno che combatte contro i mulini a vento. Sì. E quindi spesso mi metto in situazioni magari anche di svantaggio, di minoranza, però se credo in un... Te ne penti poi? No, quasi mai, quasi mai. Quindi rimpianti e rimorsi? Rimpianti... Più rimorsi, rimpianti, c'è sempre qualcosa da rimpiangere. Sicuramente penso magari a qualcosa che avrei fatto meglio, sicuramente a errori, però credo anche che ho avuto la forza di ammettere gli errori e di riconoscerli. Poi continuo a sbagliare sempre e quello è... Però ecco, sicuramente... La scrittura aiuta in questo, aiuta perché è un'introspezione psicologica molto profonda e quindi è molto facile mostrare agli altri o raccontare soprattutto agli altri i propri pregi, mentre quando devi raccontare i tuoi difetti è molto facile che si inneschi questo meccanismo automatico di difesa dove non ti permette di essere perfettamente autentico, sincero fino in fondo. Quindi in qualche modo la scrittura in questo aiuta. Ti ha cambiato in qualche modo, ma la scrittura ti ha aiutato quindi a scoprire delle parti di te stesso che non conoscevi?
ad approfondirle più che altro. Ecco, quando parlavamo prima di queste magari battaglie contro il mulino a vento, però ecco, sono sempre battaglie che faccio solo dopo aver approfondito, solo dopo essere sicuro. Non... Sono anche una persona molto impulsiva, però questa impulsività riesco a tenerla a bada e a costruire poi un ragionamento, quindi a poter arrivare Diciamo che a sia un un pregio che punto. un difetto, va. Esatto. Sì, diciamo è una via di mezzo, diciamo. A volte può essere un difetto, ma per esempio, se non avessi avuto molta testardaggine, molta costanza, non sarei qua a raccontare della mia scrittura e dei miei libri, ecco. Senti, c'è un capitolo che ha davvero un bel titolo, al di là di quello che poi racconta il capitolo. Il cambiamento è nel vento, lo senti e non lo puoi fermare. Ho una curiosità, c'è mai stato un cambiamento della tua vita che tu avresti voluto impedire, proprio fermare? Beh, ce ne sono tanti. Allora, quando ti cambia la vita, di solitamente è più facile che sia un episodio negativo. Di solito il dolore è quello che ti dà maggiore spinta per cambiare, quindi sono quelli i momenti in cui tu dici, ok, da quel punto in poi sono stato diverso, e così è stato per me. Poi ovviamente ho anche momenti che posso ricordare in cui le cose sono cambiate, la nascita di mio figlio per me è ovviamente una svolta, è stata una svolta nella vita ed è una svolta ultra positiva, anche se per arrivare poi a decidere di avere un figlio, anche lì ho elaborato tantissimo, dicevo fino a 30 e rotti anni che non avrei mai avuto un figlio in vita mia, quindi questo è stato un percorso. Ce ne sono molti, almeno uno in particolare, che è la morte di mio padre, che avrei voluto impedire. Soprattutto per come è avvenuta, per quello che è successo. Però diciamo che ho combattuto anche una battaglia per lui, anche in questo senso, e quindi è così poi che deve andare. Ovviamente la vita, questa non c'è altro che accettarla poi, perché non si può fare altrimenti. Torniamo un attimo a sorridere. Mi hai parlato della nascita di tuo figlio. Ho letto sui social che stanotte è successa qualcosa di interessante. Cosa è successo? Esatto. È caduto il primo dentino, È caduto esatto. il Quindi, primo dentino! sì, ero tutto orgoglioso, anche per poi dover arrivare questo topolino a portare il soldino, così almeno da noi usa così, non so poi Sì, come, anche. perché da una parte c'ho le fatine, Ma dipende. quindi è arrivato questo topolino stanotte, tutto a posto? È arrivato, sì, infatti mio figlio è venuto alle 5 del mattino a svegliarci per dirci che era arrivato il soldino. Perfetto. Senti, andiamo avanti con il nostro gioco. Andiamo a Carlo è uscito da solo, che non è solo il titolo del libro, ma anche proprio il titolo di uno dei capitoli. Allora, permettimi di essere sincero, non perché tu sia qui, quindi non per piaggeria, però la storia mi ha colpito davvero tanto nel profondo, perché è un romanzo in cui si ride, si riflette, si commuove. Ci sono tanti colpi di scena presenti. Io non dirò nulla perché ogni volta ho sempre paura di fare degli spoiler. Mi ha colpito una cosa, su Repubblica con questo romanzo ti hanno definito come l'autore che sa guardare l'animo umano. L'animo di questo protagonista, di Carlo, com'è nato tra le tue dita di scrittore? Avevo necessità di raccontare una storia e dopo Le tartarughe tornano sempre, che ha avuto ottimi riscontri e quindi c'era attesa per il romanzo successivo. E quando ho iniziato a scrivere, perché comunque riesco a scrivere quando la mia situazione di vita normale è molto tranquilla, molto rilassata, non devo esserci né troppa gioia né troppa tristezza, perché troppa gioia mi viene voglia di fare altro. E troppa tristezza, non ho voglia invece di fare niente, quindi devo trovare un equilibrio e costruire questa doppia vita mentre racconto. E la storia che ho scritto subito dopo Le tartarughe tornano sempre era una storia molto incentrata sul rapporto padre-figlio, sul fatto che era nato mio figlio, quindi ero puntato tutto lì, non avevo tanta voglia di raccontare altro ed è venuta fuori una storia molto intimista che ho lì nel cassetto, che però non era il momento giusto di pubblicare. E così quando mi sono messo a pensare, le storie arrivano un po' per caso sempre, cioè in maniera differente. Le tartarughe tornano sempre, è nato da un racconto. Carlo è nato da un articolo di giornale che ho letto, erano poche righe, parlava di questo ragazzo
che aveva subito il furto di un motorino e aveva deciso di non uscire più di casa, aveva subito il furto del motorino da parte di alcuni compagni di classe. Per protesta, per rifiuto, aveva deciso di non uscire più per tutto l'anno scolastico. E questo mi ha subito fatto pensare a una storia da raccontare, a un personaggio che volevo raccontare, a questo Carlo che è immaginario. E piano piano è uscito. Io sono partito soprattutto dall'idea di una persona, di un ragazzo giovane, che decide di non uscire più di casa, di fare questa scelta estrema, di costruirsi il suo mondo. E a me interessava raccontare di un personaggio che veniva spezzato, ma che non si piegava. Un personaggio con forti passioni. Per Carlo le passioni sono la musica e la matematica. E queste due passioni sono quelle che restano sempre, anche quando subisce della violenza, quando sembra che le cose non possano migliorare in alcun modo, quando lui decide di chiudersi in casa, quello che non l'abbandona sono proprio la musica e la matematica. Questo perché volevo dare un grande significato proprio all'idea di passione, di quando si è giovani, perché nella mia esperienza la musica, la lettura e la scrittura mi hanno salvato tante volte. Può essere che alcune persone non ci siano più, oppure che ti tradiscano, ti deludano, ma le tue passioni invece, se sono quelle che hai scelto davvero con cura, non ti lasciano mai, nessuno te le potrà portare via. Visto che abbiamo parlato, no, dell'importanza della musica, tra le canzoni della tua vita che tu ci hai segnalato c'è Nuovo di Gianmaria Testa. Perché questa canzone l'hai scelta? Come fa parte della tua vita? Ah, perché Gianmaria Testa ha dedicato questa canzone alla nascita di suo figlio e io l'ho scoperta proprio nei giorni in cui stava nascendo mio figlio. E quindi è questo il legame forte che ho con questa canzone, a parte il fatto che poi mi piace molto sia il testo, che è bellissimo, che la melodia. E ci ha accompagnato nei viaggi in macchina con me, mia moglie e mio figlio per tanto tempo, e ancora adesso una volta ogni tanto lo ascolto. Gianmaria Testa è uno dei miei cantautori italiani preferiti, di una profondità eccezionale. Senti, abbiamo parlato nella prima parte un po' di te, abbiamo parlato di Carlo è uscito da solo, abbiamo detto che sono tantissimi i temi trattati all'interno del romanzo, bullismo, anoressia, malattia, morte, tanto altro. C'è anche un sentimento molto bello che è quello che lega Carlo a Leda, che è questa nuova ragazza del bar dove fa sempre colazione con il padre. Insomma, non lo definirei tra l'altro questo sentimento proprio un sentimento d'amore, secondo me è proprio qualcosa che va oltre, no? E questi sono due personaggi che si riconoscono tra di loro nel dolore, no? Cercano di affrontare i ricordi, tentano di avvicinarsi al futuro. E ci troviamo di fronte al racconto di un uomo e di una donna che cercano di darsi delle nuove possibilità, no? Tu nella tua vita ti dai delle nuove possibilità? Beh, è una ricerca, senz'altro, senza nuove possibilità poi la vita si appiattisce e diventa magari pesante anche da mandare avanti, o spesso ci si accomoda facilmente in una routine, non la si cambia finché poi non ci si accorge che si è perso un sacco di tempo. Le nuove possibilità per me sono sempre quelle di poter fare nuove esperienze con le persone con cui ho scelto di vivere. E questo romanzo è dedicato a chi sa scegliere, a chi sa abitare la vita di persone scelte con cura, perché saper scegliere a fare la differenza. E io adesso ho 43 anni e credo che sia vinto tanto tempo, ma è una delle cose più importanti che penso di aver capito, compreso nel mio percorso. Perdere tempo vicino a persone che magari non ti capiscono o che non gioiscono dei tuoi successi e non ti stanno vicini quando hai delle sconfitte, credo che sia un'enorme perdita di tempo. E bisogna cercare con cura queste persone, perché ne va della tua vita soprattutto, ma è anche uno stare bene con gli altri, quindi poter essere te stesso e soprattutto voler bene e essere la stessa cosa per chi ti sta vicino. Quindi questa è la grande possibilità che cerco di darmi ogni giorno, cioè la possibilità di stare con le persone che desidero.
Che desideri. C'è una cosa che mi incuriosisce tanto, perché ho letto che uno dei tuoi sogni è vivere in un'isola del Mediterraneo. Ma noi ti stiamo aspettando, scusami. Cosa aspetti a trasferirti nella nostra bella Sicilia, Enzo? Il problema è che poi se io dovessi realizzare questo sogno e poi basta, è finito. Invece c'è un significato nel continuare a segnare, perché poi... Per diventare uno scrittore, come dicevo prima, ho dovuto affrontare molti fallimenti, molte sfide. Il contro tutto e contro tutti che hai detto prima vale anche per questo, perché capita spesso quando tu ammetti di fronte a qualcuno di avere un sogno, soprattutto quando sei un ragazzo giovane, di trovare chi ti dice o che non ci ha ancora pensato, non sa cosa farà nella sua vita, o chi ti dice non ce la farai mai. Nel caso mio, lo scrittore, tante persone mi hanno detto pubblicano solo le persone raccomandate, chi ha conoscenze, però queste sono le persone che non ci provano, sono quelle che non lo fanno e quindi temono che tu possa riuscire. Ed è la stessa dinamica che poi si crea nel libro, con Carlo, che quando ha un successo, quando vince delle Olimpiadi di matematica a livello nazionale, si trova l'antipatia di quelli che dovevano essere poi i suoi amici. Perché quando uno riesce a realizzare qualcosa, spesso capita che qualcun altro invece cerca di portartelo via, di fartelo, di sminuirtelo. E quindi questo è molto importante, ma quello che è importante poi del sogno non è tanto la realizzazione, ma tutto quello che ci sta in mezzo, il viaggio che fai per raggiungerlo. E quindi il sogno ti cambia in meglio la vita, sia che tu poi ce la fai a realizzarlo o meno, insomma. Senti, io voglio ringraziarti davvero di cuore per il tempo che ci hai dedicato. Prima di salutarti voglio chiederti ancora un'altra cosa. La prossima canzone che fa parte della tua vita è Say It To Me. Perché? Questa come fa parte? Perché è colonna sonora di te? Vabbè, questa è una canzone di un cantante che stimo molto, che è Glenn Hansard, e mi piace l'interpretazione, la forza che ci mette, la carica emotiva che mette sempre quando canta, e credo che in questa canzone si possa evincere in maniera molto, molto forte, molto chiara, ed è poi quello che cerco nella scrittura, le emozioni, che poi è quello che cerco anche nella lettura, un libro che mi dia delle emozioni, che mi lasci qualcosa, che mi cambi la vita ogni volta che apro e leggo le pagine. Allora, tra un istante l'ascoltiamo, salutiamoci, facciamo così col gioco che abbiamo fatto in apertura, con quello dei capitoli. Voglio salutarti con questo capitolo, Il gusto che a volte vivere possiede. Salutiamoci con proprio dimmi che gusto ha questa tua vita. Agrodolce, Sì. perché è giusto che sia così. Perché senza soffrire non riesci a capire quando stai bene il significato, il valore che c'è dietro. Allora, io ti ringrazio davvero, davvero di cuore per essere stato con noi, ma soprattutto per esserti raccontato, per aver aperto davvero la tua anima, la tua storia, per averci concesso, ecco, di sfogliare le pagine della tua vita e soprattutto grazie per averci raccontato qualcosa in più del tuo libro Carlo è uscito da solo, che è davvero una lettura imperdibile. Grazie di cuore ad Enzo Gianmaria Napolillo per essere stato con noi. Grazie a voi e spero di tornare presto in Sicilia a salutarvi. Ti aspettiamo di cuore. Buon tutto, buon lavoro e salutaci tuo figlio che gli è caduto il dentino, dai. Senz'altro, senz'altro. Anche Ciao. a voi, ciao.